semplicemente ringraziare i nostri ospiti, la signora Segni, il nostro amico Giorgio, presidente della cooperativa Il Gabbiano di Vimercate, che ha contribuito a organizzare questo evento. Vedere la nostra libreria, alla quale teniamo tanto, il nostro luogo del cuore, lo diciamo sempre, così piena di persone interessate, ci fa molto piacere. In un certo senso emoziona anche, quindi rende anche difficile salutare e parlare. Molto brevemente, noi iniziamo la stagione fondamentalmente dell'impegno, dell'attività dell'associazione, della libreria con questo grande evento. Insomma, l'avete visto tutti sulle riviste letterarie, sugli inserti letterari dei giornali. Questo libro nelle prime posizioni di classifica, insomma, a vero attrezzo nella nostra libreria, un libro così importante, insomma, è una soddisfazione ed è un'emozione e ci fa piacere condividerlo con tutti voi. Ovviamente auspichiamo di poter condividere con voi anche tutti gli altri appuntamenti che abbiamo già in cartellone e che se vorrete iscrivervi alla nostra newsletter o seguirci sui social, vedrete che ci saranno altre cose, altre proposte, altri percorsi da seguire. Intanto godiamoci questa sera. Il libro che vedete è a disposizione presso la nostra libreria, quindi chi l'ha già acquistato o che ce l'ha con sé, credo che potrà farselo autografare dalla signora Selmi, e chi invece lo vorrà comprare ugualmente avrà questa occasione da non perdere. Probabilmente dovevo dire altro, ma non mi viene in mente nient'altro, quindi lascio volentieri la parola ai nostri ospiti. Grazie. Buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera Alessandra, grazie di essere qui con noi. E stasera è un po' l'esame di laurea, perché presentare il libro Attrezzo, che parla di un villaggio che qui è molto radicato. Probabilmente tra i presenti ci sono persone che hanno avuto parenti, amici, conoscenti, che sono compresi nel tuo libro. Perché non è solo la storia della famiglia Crespi, che è il titolo, è il sottotitolo, quindi il sogno della famiglia. Ma è uno spaccato di un'epoca. Quindi fare la storia della famiglia Crespi si poteva rischiare di fare un libro sociologico, una saggistica che poteva essere anche abbastanza tediosa. Il merito tuo e le vendite che ti premiano in questo senso è invece un romanzo che alla parte storica, che è quella della famiglia, associa lo spaccato dell'epoca con personaggi che non sono veri ma sono verosimili. Cioè, sei riuscita a dare il sapore di quello che avviene in questi 60 anni circa con queste famiglie che poi in parte ne andremo a raccontare. E partiamo con la prima domanda: è come è nata questo interesse per la famiglia Crespi, per il villaggio Crespi? Allora, tutto nasce moltissimi anni fa, quando la mia nonna, classe 1930, persona a cui ero veramente molto legata, a cui sono tuttora molto legata, nonostante non ci sia più, va a fare una visita guidata a Crespi d'Alta. Tutti, credo, in zona erano stati a Crespi d'Alta, almeno a scuola capitava spesso di andare a Crespi d'Alta. Io no, si vede che il giorno della gita a Crespi d'Alta della scuola ero malata. E, insomma, la mia nonna va a fare questa visita guidata a Crespi d'Alta, vede questo luogo, ne rimane assolutamente affascinata, torna e, come spesso accadeva, viene a fare quattro chiacchiere da me. E mi dice: guarda, devi assolutamente andare in questo posto, il luogo è incredibile, vedessi come il padrone trattava bene i suoi operai, le casette tutte uguali, il cimitero, l'abbraccio del padrone nei confronti dei suoi operai,
vai, devi assolutamente andare, questo luogo è incredibile, vedrai. Come spesso accade, noi nipoti non ascoltiamo mai i consigli delle nonne. E infatti, non sono andata a Cresti. C'è da dire che la nonna era in pensione, io no, quindi io ero un po' presa. Passano gli anni e improvvisamente, circa 2 anni fa, alla ricerca di qualche materia su cui ambientare un nuovo romanzo, mi torna in mente all'improvviso il consiglio della nonna. E vi giuro che è stata una lampadina che mi si è accesa nella testa all'improvviso. La nonna purtroppo nel frattempo non c'è più stata, ma appunto era come se fosse lì e mi dicesse vai a Cresti. In quel momento io, che non ero mai stata a Cresti, faccio delle ricerche sommarie sul villaggio, su chi l'ha fondato, su quello che succedeva in quegli anni, mi rendo conto che il luogo è incredibile, che l'avventura umana e imprenditoriale di questo Cristoforo Benigno Cresti è impressionante e penso, accidenti, ma qui c'è veramente la trama di un grandissimo romanzo. Non so se sono in grado di scriverlo, però conviene provarci. A quel punto scrivo al mio editore con la netta convinzione di aver finalmente trovato qualcosa di cui scrivere, perché prima avevo fatto ricerche su altri argomenti. E da lì nasce tutto, perché poi appunto l'editore mi dice ma sì, potrebbe essere una buona idea, scrivici qualcosa e vediamo quel che è. Parte tutta una gran quantità di ricerche, che appunto è durata circa 2 anni, appunto fino poi alla pubblicazione, magari 2 anni no, ma 1 anno e mezzo sì, fino appunto alla pubblicazione. Però ecco, mi piace pensare che alla fine ho ascoltato il consiglio della nonna che diceva vai a Cresti. Alla fine a Cresti ci sono andata e ho ambientato il romanzo. Aveva ragione, perché effettivamente poi se ci siete già stati, se non ci siete andati, andateci, il luogo è incredibile, è un romanzo a cielo aperto a tutti gli effetti. E come era composta la famiglia Cresti? Perché c'è un capostipite, c'è colui che ha dato l'impulso. Come erano soprannominati? Tengit. Qua mi dite se la pronuncia è corretta, perché siamo nel territorio. E poi ci sono alcune parole in corsivo che sono quelle in dialetto. Sì. Allora, i Cresti, famiglia di origine bustocca, cioè di Busto Arsizio, abbiamo traccia di loro sin dal 1700 come una famiglia di imprenditori del tessile. Del resto nella zona il tessile la faceva da padrone. Che cos'erano i tengit? Erano gente che tingeva le pezze nei tini dei tintori, la traduzione è tintori, adesso non vi faccio la traduzione perché siamo più o meno tutti di qui, ma insomma erano dei tintori che tingevano le pezze nei tini e poi le andavano a rivendere per le piazze del nord Italia. Cristoforo, figlio di Antonio, Tony Tengit, era un altro di questi che faceva questa cosa, se non che un giorno gli succede una cosa bella, che è quella di innamorarsi perdutamente della figlia di un avvocato, bustocco, e quindi decide di chiederla in sposa, come si faceva nell'Ottocento. Peccato che non ha le sostanze per potersi permettere di chiedere in sposa la figlia di un avvocato, perché lui, per carità, non morivano di fame i Cresti a suo tempo, però ricchi neanche. Cristoforo appunto si rende conto di non avere le sostanze per poter chiedere in sposa questa donna, va dal suo datore di lavoro, che era a sua volta un imprenditore cotoniero, il Turati, e gli dice, gli chiede un aumento. L'aumento è spropositato e il Turati gli dice no, mi dispiace ma no. Cristoforo a questo punto se la prende un pochino, si licenzia e inizia a fare i primi soldi speculando sul prezzo del cotone. In quegli anni lì c'è la guerra di secessione americana, di conseguenza il prezzo del cotone oscilla, dovrebbe risuonarci qualcosa sul gas in questo periodo, a riprova del fatto che la storia purtroppo non ci racconta mai niente di nuovo. Inizia a fare cosa? Acquista il cotone, lo tiene lì un pochino, aspetta che il prezzo salga e quasi immediatamente se lo rivende. Con quello che ci guadagna ne compra di più e poi così andiamo. Fa questo giochino. Tenete presente che questo furbastro dall'occhio lungo nel giro di un anno riesce a mettere via abbastanza soldi da lì, come dico anche nel romanzo,
da riuscire a permettersi di poter diventare un imprenditore cotoniero, non solo chiedere in sposa la Pia, che poi chiederà in sposa e prenderà in sposa, ma addirittura diventare un imprenditore cotoniero. Diventa un imprenditore cotoniero e le prime non gli vanno tanto bene, non per colpa sua, perché lui era bravo, perché ha avuto un po' di sfortuna, la prima un po' la famiglia che metteva sempre il becco in quello che voleva fare lui, poi c'è stata l'avventura di Gevano con la fabbrica che era a tutti gli effetti, diciamo, il luogo fisico dove si faceva il cotone era di proprietà di un consorzio e il consorzio decide di vendere la proprietà, gli dicono vuoi comprare, lui va bene, gli andava bene, non aveva così tanti soldi, aveva perso questo cotonificio. A un certo punto, sul finire del 1870, si trova nelle condizioni di dire io voglio comprarmi la terra, voglio costruirci un cotonificio come dico io, non voglio che siano le mura di un'altra persona dalla quale non posso essere buttato fuori, e insomma voglio un luogo mio. Gli capita di passare per appunto zona di Capriate, Trezzo, queste zone qui, e si rende conto che c'è un terreno, un triangolo più o meno, composto da 85 pertiche, cioè 85 ettari, incuneato tra due fiumi. Da un lato c'è il fiume Adda, dall'altro c'è il Brembo. E il terzo lato di questo immaginario triangolo è il Fosso Bergamasco, che si chiama fosso, ma di fatto è una specie di rialzamento, un antico argine dell'Adda, forma un triangolo. Il terreno non interessa a nessuno, perché è infestato, non interessa a nessuno, i proprietari sono diversi. Lui tratta e si compra questo pezzo di terra che non interessa a nessuno, ma che lui si rende conto ha un grande potenziale. E il potenziale qual è? L'acqua. Perché? Perché sul finire dell'Ottocento serviva l'acqua per muovere i meccanismi della fabbrica, è forza motrice. E lì di sicuro l'acqua non manca, ci sono addirittura due fiumi. Si mette in ballo e appunto costruisce prima il cotonificio, contemporaneamente più o meno un cotonificio e il canale che serve, il canale di Trespi, che serve appunto di derivare l'acqua dall'Adda per poter attivare la centrale idromeccanica. E contemporaneamente però c'è anche un problema, come in tutte le cose, c'è un'opportunità e c'è un problema. Il problema è che, poi fermami, sparami alle gambe, se no non mi butto, no? Il problema qual è? Che sul finire dell'Ottocento questa cosa che le fabbriche devono sorgere in prossimità di un corso d'acqua implica che siano lontane dai centri abitati, non esistono fabbriche in centro dove ci sono centri abitati, quindi la forza lavoro deve arrivare da lontano. Cosa vuol dire da lontano? Che la gente arriva stanca. Arriva stanca, arriva non puntuale e poi gli aspetta 12 ore di turni di lavoro, turni massacranti. Accade però che Cristoforo Crespi ha già visto in alcuni viaggi che ha fatto all'estero le cosiddette company town. Cosa sono? Sono dei villaggi, dei paesi, dei nuclei abitativi che sorgono a ridosso delle fabbriche e risolvono il problema di far arrivare la forza lavoro da lontano. Beh, dice, lo faccio anch'io. E quindi insieme alla fabbrica, al canale e tutta una serie di altre attività collaterali, costruisce i cosiddetti palasocci, cioè dei condomini, dei falansteri che ospitano circa 40 famiglie, una roba di questo tipo. Sono le famiglie ottocentesche, quindi non un figlio famiglia, ma 5, 6, 8, 10 bambini, che appunto ospitano le famiglie operaie, gli operai con le loro famiglie, i quali semplicemente attraversando la strada arrivano al lavoro, puntuali e freschissimi. Problema risolto, se non che la fabbrica cresce, perché in quel momento le cose vanno molto bene. La Benigno Crespi produce cotoni pregiati, che piacciono. Il lavoro cresce e serve subito altra manodopera. La fabbrica inizialmente ospita 5.000 fusi, ma Cristoforo Crespi, che è un uomo molto ambizioso e che ha, lo ripeto, l'occhio lungo, non dimentichiamoci che ha iniziato a fare i soldi speculando sul prezzo del cotone, decide di costruire già dall'inizio una fabbrica che di fusi ne può ospitare addirittura il doppio, quindi lui già sa già dove vuole arrivare. Effettivamente quasi un anno dopo, poco dopo, si presenta il problema di avere altra manodopera.
A quel punto Cristoforo si trova nella condizione di costruire o altri palazzocci o qualche altra modalità abitativa. E ti fermo un attimo. Dai, bravo, fermo. Sennò mi scrivo il finale. No, se no non finisco più. No, immagino che dovete andare da qualche parte domattina. Palasocci, casualmente un brano da leggere. Dov'è? Sto Mi fermo. Ti fermi. Sembra veramente un esame. Eh sì, un esame, vediamo se ha studiato. Ti fermi qua. Ok, a posto. Vedi tu a sinistra. Così sentiamo il sapore del villaggio, per il quale poi parleremo approfonditamente perché sarà lo spaccato sociale, e un assaggio del libro e di come è composto. Pensate che è con capitoletti brevi che spaziano temporalmente, quindi al 1877 al 1930, e in luoghi differenti, c'è Trezzo, c'è il villaggio, c'è Milano, c'è la villa della Godorta, quindi si salta da un posto all'altro senza interrompere la narrazione. Questo dà un ritmo che invidio chi ancora non l'ha letto, perché leggerò una cosa estremamente piacevole. E iniziamo con questo assaggio. Allora, la vita nei palazzocci è sempre molto rumorosa. C'è quella di sopra che picchia in continuazione i figli e sono pianti e sceneggiate tutto il giorno. Quello accanto che sbatte le porte come se volesse tirarle giù e ogni volta ti si ferma il cuore per lo spavento. È tutto un pestare di mortaio, battere panni, trascinare sedie, far cadere oggetti. C'è chi canta, chi parla da solo, chi prega, chi legge ad alta voce. Le pareti paiono fatte di cotone pure loro. Si sente anche quello che dovrebbe rimanere riservato. Gelosie, amori passionali, maldicenze, pettegolezzi, disturbi intestinali. È impossibile mantenere un segreto qui, per tacere della fabbrica, proprio lì accanto, a pochi metri, dove il rombo sordo delle macchine è così forte che a volte fa tremare i vetri fino in casa. Di notte, però, tutto si ferma. La campanella annuncia la fine del turno. Gli operai escono stanchi e soddisfatti. Le macchine si riposano, si godono il meritato riposo. Al calare della luce, le famiglie si riuniscono attorno al tavolo e mangiano in silenzio. Si sentono appena i cucchiai che pescano i legumi sul fondo delle scodelle e qualche risucchio. I bambini si addormentano con la testa nel piatto. Le madri allora li raccolgono come fagotti e se li mettono nel letto. Le candele spente spandono nell'aria il loro profumo, nelle stufe il carbone si raffredda. Il villaggio dorme avvolto nell'oscurità, sotto l'occhio vigile della luna che si specchia nell'alba. Il caneta dorme rannicchiato come un coniglio. Fredo, in piedi accanto al letto, lo osserva. Dalle coltri sbuca solo la testa, il pollice ficcato in bocca. «Psst!» gli fa, scuotendolo. «Sveglia!» Il caneta ci mette un po' a destarsi, ma non appena vede il fratello, gli occhi gli si accendono. È già mattina? No, vieni. Il ragazzo non se lo fa ripetere e senza fare domande si infila i vestiti che Fredo gli porge. Aprono la porta, avendo cura di non fare rumore, e strisciano nel ballatoio. Da qualche parte si sente russare. Escono sotto un cielo che odora di neve. Nella fretta il caneta si è infilato le scarpe senza calze e adesso se ne pente. Ma dove andiamo? Chiede, zitto. Passano oltre i palazzocci, stando rasenti i muri, svoltano giù verso il canale, poi subito a sinistra, costeggiando la fabbrica. C'è una porticina secondaria che ha la serratura rotta. Fredo lo sa bene perché l'ha rotta lui. I due Malberti entrano di soppiatto. Il cotonificio è deserto, immobile. La luce della luna si intrufola attraverso i lucernari del tetto e fa sembrare d'argento ogni fuso. Il caneta non è mai stato qui di notte. La filatura silenziosa e ordinata gli sembra strana. È così diversa da come la conosce. Sembra perfino un bel posto. E bene. Grazie. Grazie a voi.
Quindi il Cristoforo Crespi non inventa niente, ruba questa idea del villaggio e i parasoci diventano invece un villaggio delle villette. Storicamente è anche aiutato, perché siamo al passaggio dall'agricoltura all'industria, quindi non sembra vero di poter andare al lavoro e non essere soggetti alle intemperie o alle pizze del tempo, per cui i guadagni, l'agricoltura, se c'è la siccità piuttosto che l'inondazione, non si guadagna, cioè non si vive addirittura. Arriva l'elettricità, quindi siamo all'ingresso, all'inizio di un altro tipo di epoca. Ma le condizioni di lavoro non sono quelle attuali, siamo agli inizi, siamo 12 ore, i bambini, e qui sì, ho scoperto che l'età minima per poter, ma autorizzata, quindi nella legge, era 9 anni. No. Le donne erano sottopagate, pur lavorando lo stesso numero di ore producendo, quindi è un momento, è un passaggio che però da un punto di vista sociale ha i suoi prezzi, non è così idilliaco come potrebbe essere. Poi arriverà la crisi, arriverà la guerra e quindi c'è tutto questo tipo di... Ma il Cristoforo Crespi è un po' più illuminato degli altri, perché nel villaggio in realtà si prevede che ci sia tutto, no? Cioè, viene fatta la chiesa, viene c'è il maestro, c'è il dottore, c'è un po' tutto. Quindi da questo punto di vista è un po' all'avanguardia. E c'è dall'altra parte, c'è un personaggio, adesso parleremo con qualcuno dei personaggi, che forse cerca di instillare un dubbio, cioè che tutto questo non sia a fin di bene, ma che tutto sommato va a vantaggio del padrone. È così. Sì, è una verità duplice, come duplice. Da un lato abbiamo, come diceva correttamente Giorgio, un paese sul finire dell'Ottocento che è in una profonda fase di transizione. L'Italia è ancora un paese fortemente agricolo. La maggior parte delle persone sono contadini che lavorano la terra e in quanto tali risentono di tutti i rischi collegati a questo aspetto. Lavorare la terra, come diceva Giorgio, è una siccità come quella che abbiamo visto quest'estate e in famiglia non sappiamo come sfamare i bambini. E la stessa cosa dicasi per una gelata improvvisa, per una piena di un fiume, insomma... L'uomo era in balia degli eventi atmosferici fino a non molto tempo fa. Su questo scenario si affaccia per la prima volta nel nostro paese l'industria, che viene vista come una grande opportunità di progresso. La fabbrica, lo faccio dire a uno dei personaggi del romanzo, non risente di questi rischi. Le macchine vanno sempre e di conseguenza il lavoro non manca mai e quindi non si muore di fame. Questo è sicuramente un aspetto della verità, però ce n'è un altro, che è una diversa forma di schiavitù. Le condizioni di lavoro, lo dicevamo, erano veramente impressionanti. Si lavorava 12 ore al giorno, sempre in piedi. Il cotone aveva bisogno di particolari condizioni per essere lavorato, aveva bisogno di elevate temperature e un alto tasso di umidità. Forse questa cosa la sapete anche voi, i bambini di Crespi venivano soprannominati sciabai, cioè sciancati, la signora lo sa, perché essere esposti in un'età così tenera, 8, 9, 10 anni, quando ancora la conformazione ossea si sta formando, a determinate condizioni climatiche, per così tanto tempo, che anche se non fossero state 12 ore, erano 10 perché magari i bambini avevano degli orari di lavoro ridotti, ma era comunque un'infinità di tempo, li deformava al punto che appunto c'è il modo di dire che i bambini di Crespi erano detti gli sciabai, cioè gli sciancati. Quindi Crespi, in tanti mi hanno chiesto, era un benefattore perché ha portato il progresso in queste terre o era uno che si è approfittato del lavoro? Una risposta non c'è.
nel senso che non esiste mai una risposta. Indubbiamente ci sono stati dei vantaggi con l'arrivo della fabbrica, l'abbiamo detto, il lavoro, la paga sicura. A Crespi poi si stava bene rispetto a chi non aveva, non aveva il privilegio di vivere a Crespi d'Adda. Intanto con il posto di lavoro la ditta ti dava la casa. Abbiamo parlato dei palasocci, ma quasi subito sorgono le villette che tutti sicuramente avete visto a Crespi, che sono proprio caratteristiche belle, anche oggi sarebbe un bel posto dove viverci, ognuno col suo pezzettino di terra davanti. E poi tutta una serie di servizi, la scuola per i bambini di Crespi potevano studiare fino a 10 anni perché il padrone li faceva studiare di più e quelli promettenti avevano gli studi pagati dalla ditta fuori a Bergamo. Per cui indubbiamente Benigno Crespi ha pensato al bene dei propri operai, questo è evidente. Contemporaneamente però le condizioni rimanevano, soprattutto se le vediamo oggi, delle condizioni impressionanti. Quello che dico sempre in questi casi è: noi oggi pensiamo alle condizioni di lavoro sul finire dell'Ottocento come impressionanti, ma non sappiamo, o forse non vogliamo sapere, che non lontano da noi esistono ancora condizioni che sono prossime alla fine dell'Ottocento, cioè non lontano da qui dove siamo noi ci sono bambini che lavorano e magari per 12 ore consecutive senza nessun genere di libertà. Quindi oggi quando guardiamo certe condizioni di lavoro e pensiamo a poveri bambini dell'Ottocento, meno male che i nostri no, pensiamo soltanto a uno spicchio molto privilegiato della società di oggi. Adesso non vi volevo attapirare, ovviamente era per fare diciamo una chiosa sull'attualità di certe tematiche, cioè sul fatto che le condizioni di lavoro si sono evolute solo in alcuni punti della terra. Adesso lasciamo un attimo da parte i Crespi e parliamo delle famiglie. Tu rappresenti tre grandi famiglie degli operai, i Malberti, gli Agazzi e i Vitali, che rappresentano un po' lo spaccato, tutti questi sono innumerevoli personaggi. A me piacerebbe tantissimo parlare di questi personaggi, ma farei torto a loro perché vi toglierei il gusto della lettura, quindi non possiamo parlare, ma rappresentano la dinamica di quello che avveniva, perché anche lì non era ci vogliamo tutti bene. Il tuo è un romanzo dove c'è tanta vita, ma c'è anche tanta morte, c'è tanta lotta, tanta invidia, tanta cattiveria, e c'è anche la solidarietà, che è quello che avviene normalmente e che tu descrivi e hai rappresentati con tanti personaggi. E ho visto ci sono tanti dualismi, ci sono tante coppie, che non vuol dire che sono sempre, ma sono composte, la stessa persona ha un alter ego o un complice o un avversario a seconda delle varie, è giocato molto su questo aspetto. E c'è un personaggio che ti è particolarmente, che quando tu hai scritto ti è uscito dalla pagina e ti ha colpito più di altri? È Frido, secondo me, quello che non si dovrebbe... Chi l'ha letto di voi questo libro già? Quindi Frido lo conosce? Tantissimo. Siete d'accordo? Sì. Anche io. Ma tanti mi dicono Emilia, adesso facciamo dei nomi, tanti mi dicono Emilia. A me è piaciuto molto Frido, mi sono più che altro divertita a scriverlo. Intanto è forse uno dei primi personaggi che è nato, che sono nati insieme al romanzo. E io con Frido volevo raccontare un grande innamoramento, uno di quegli innamoramenti che ti portano via la testa, che non capisci più niente, che saresti disposto a pugnalare tua madre al cuore per avere la persona che ami, no? E quegli innamoramenti che fanno di noi creta nelle mani della persona di cui siamo innamorati. E Fredo mi ha divertita scriverlo, ho voluto ovviamente bene a tutti i personaggi, per forza più inventati io ci mancherebbe, però Fredo mi ha divertita perché è un personaggio controverso, nel senso che, senza insomma spoilerarvi troppo, in Fredo, come in tutti noi, ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi.
e non solo in senso assoluto, cioè una persona non è sempre buona o sempre cattiva, nessuno di noi. Ci sono delle volte che ci fanno arrabbiare e tiriamo fuori una cattiveria che non credevamo di avere nei confronti di una persona, e addirittura nei confronti della stessa persona a volte siamo buonissimi e cattivissimi. È l'aspetto, diciamo, normale di ognuno di noi. Una persona non è tutta in un modo, e se uno scrittore si limitasse a mettere il cartello del buono addosso a uno o del cattivo addosso a un altro, è un po' banalotta come cosa, magari rende bene, però è un po' banalotta. E in Fredo credo che questa cosa mi sia venuta particolarmente bene. Fredo rappresenta anche il tentativo di cambiare classi sociali, sì. Perché le classi sociali a quell'epoca erano molto chiuse, cioè nascevi povero, rimanevi contadino, non potevi... Se era anche brava, c'è una protagonista che è brava, bravissima, tant'è che poi diventerà la maestra, ma più di quello non poteva aspirare. Perché era una donna. Era una donna e poi comunque non poteva saltare. Al confronto, se eri nobile ma una capra, rimanevi comunque nobile e privilegiato. Quindi c'è questo tentativo che è impersonato da sì, il tentativo di emanciparsi, che poi ce l'hanno un po' alcuni personaggi, lui, ma anche Emilia, che vuole emanciparsi. Fredo decide di andare di là dal fiume e ci va e vede un altro tipo di vita e dice: accidenti, chi me lo fa fare di stare qui a fare l'operaio? Fredo è figlio di una famiglia operaia, contadina, non svelo niente se ve lo dico, e per una serie fortuita di casi studia. Basti dire che anche a Cresti gli operai, appunto, che avevano il privilegio di poter studiare, poi di fatto tornavano in fabbrica, non è che andassero tanto lontano, nessuno sarebbe mai avrebbe mai pensato, che so, di sposarsi con una dei figli del Cresti, praticamente impossibile, era una cosa che non si poteva assolutamente fare. Al massimo veniva dal fiume, studiavi, pagato dalla ditta, tornavi e facevi il caporeparto, che comunque era tanto, ma sempre operaio rimanevi. C'era una scollatura. Fredo è il personaggio che questa sorta di muro di vetro lo vuole infrangere. E non so, vi dico se ci riesce o non ci riesce, perché sennò poi vi spoilerò il finale, però è forse il più ribelle di tutti in questo senso. C'è un personaggio che compare, un ultimo accenno, alla fine, che è il parroco, che rappresenta, è una sorpresa per come si comporta, è un personaggio vero, cioè ti sei ispirata a un personaggio storico. Don Ranghetti è realmente esistito e l'anno in cui muore nel romanzo, non dico niente di che, è su tutti i siti, muore effettivamente nella realtà. Cosa sappiamo dei parroci di Crespi? Sappiamo intanto che erano stipendiati dalla ditta, non dalla curia, ma dal padrone. E quindi prima di rispondere a Dio, dovevano rispondere al padrone. Ci sono delle belle lettere, belle nel senso dal punto di vista storico, molto interessanti, che Silvio Crespi manda al vescovo di Bergamo, in cui sostanzialmente gli dice... un ampio giro di parole molto ottocentesco, ma il senso in quel è il presente. Mi hai mandato un parroco e non mi piace. Non va bene. Me ne devi mandare anche tre, cortesemente, così io gli faccio un colloquio e vedo quello che mi piace di più. Nota bene, benissimo, i Crespi erano una famiglia molto pia, quindi tutto nella norma, molto garbato, ma il senso è presente. Me ne devi mandare degli altri, io seleziono quello che mi va meglio. Tenete presente che il parroco di Crespi era tenuto a sottoscrivere un capitolato, che era una serie di regole dettate dalla famiglia e dalla ditta, secondo le quali c'era per esempio l'orario delle messe, l'orario in cui doveva dire le messe private per la famiglia. E si dice una cosa della serie, intanto quando io ti chiedo di dire messa, cortesemente tu dici messa, perché te lo chiedo io, mi fai un'altra cortesia, se ti assenti mi chiedi permesso, perché se io te lo do bene, se no per quanto mi riguarda puoi anche non tornare. Il senso era il presente.
Il personaggio di Don Ranghetti è realmente esistito, di lui non si sa molto, salvo appunto che era il parroco del paese. Io mi sono divertita a intrecciare questo personaggio realmente esistito con alcuni eventi. Mi sono immaginata un personaggio, diciamo, ai margini della società e che Don Ranghetti a suo modo cerca di aiutare, rimanendo sempre nella cornice del concesso, che era una cornice piuttosto stretta, diciamo. Prima di ritornare in Crespi, per dare ancora il senso della comunità, ci sono alcune righe che tu hai dedicato ai soprannomi, che è un'abitudine che nei nostri paesi è rimasta, perché molti di noi sono ancora ricordati o per i soprannomi dei genitori, quindi le famiglie alle quali appartiene, piuttosto che... E quello era un senso della comunità. Sì, sì, io stessa presso alcuni familiari ho dei soprannomi che non mi ripeto perché mi vergogno a morte, però ti mettono dei soprannomi a volte che non c'entrano niente. Ce l'avete sicuramente avuto anche voi, il parente che si chiama Gino, che tutti chiamano Filippo, e nessuno ha mai capito perché. O perché magari un antenato, che ne so, aveva l'occhio di vetro e... Per tutti i secoli a venire le generazioni si portano dietro un determinato cognome. È tipico di qui, ma non solo, perché mi diceva per esempio Stefania dei Leoni di Sicilia, che si usa anche al sud questa cosa, è una cosa tipicamente forse italiana, quella di dare i soprannomi. E a volte i soprannomi ci azzeccano tantissimo e sono più forti del nome stesso. Vi sarà sicuramente successo di avere Tizio Caio, è una cosa anche molto divertente. Io avevo un nonno che si chiamava Tranquillo, ma ho scoperto che il suo vero nome era Lodovico, ma era per tutti Tranquillo perché era pacifico. Questo qui è rimasto, l'ho scoperto quando è morto, quindi è proprio un'abitudine radicata dalla provincia, soprattutto. Torniamo a Cristoforo. Cristoforo ha avuto dei figli. Ce ne sono due estremamente importanti, uno un po' il contrario dell'altro, il primo e l'ultimo, il cadetto, che sono esattamente uno che ha portato avanti la dinastia e l'altro che invece se l'è goduta. Chi sono questi due? È Henry della famiglia, il secondo. Potete permettere paragoni comuni. Da un lato c'è Silvio, primogenito di Cristoforo, che diciamo eredita oneri e onori della famiglia. I figli dei Crespi, con tutti i grandi imprenditori della zona, avevano un dovere che era quello di continuare a portare avanti l'attività. Ma cavolo, che scegli cosa fare nella vita? Te lo dico io, cosa fai? A una certa età entravano in fabbrica, mentre studiavano, così fa Crespi, Silvio. Inizia a vedere come funziona la fabbrica, poi vediamo lo fa anche suo figlio Benigno, detto Nino. Fanno più o meno tutti la stessa cosa, intanto che studiano, entrano in fabbrica, vedono come funziona, poi si laureano. Silvio si laurea in giurisprudenza a Pavia e poi finito lì vanno a fare un praticantato, solitamente all'estero, e così fa Silvio. Poi tornano e di solito diventano direttore generale, amministratore delegato, presidente e così via. E questa è la vita che effettivamente capita a Silvio Crespi, che abbraccia in toto il proprio ruolo. È un uomo molto compreso del proprio ruolo. Io mi sono spesso domandata se Silvio si sia mai domandato se fossi nato da un'altra parte, cosa avrei fatto, cosa avrei voluto fare. Mi sono spesso domandata se una persona così imbrigliata nel proprio cognome, nel proprio ruolo, nella propria eredità, abbia mai vacillato. A me è piaciuto pensare di sì. Per converso abbiamo il fratello minore di Silvio, che si chiama Daniele, si è chiamato Daniele, laureato in chimica, ha fatto il suo praticantato, eccetera, eccetera, però a lui la fabbrica non piaceva. E presto prende altre vie. Ci sono dei documenti di Nino, il figlio di Silvio, che ci dice che allo zio piacevano le donne, piaceva il gioco, ma a dargli torto,
piacevano le donne, gli piaceva il gioco, l'azzardo, ha fatto effettivamente degli investimenti sbagliati che hanno creato un corposo buco nelle finanze della famiglia, buco da cui la famiglia difficilmente riesce a riprendersi. Figlio amatissimo di Cristoforo, al punto che appunto Cristoforo si fa spesso irretire dal fascino di questo Daniele. Ci sono delle foto di quest'uomo, oggettivamente un bel uomo, mi sento anche di dire, un bel uometto. Abbiamo il primo divorziato della famiglia, per esempio, ci sono le carte della separazione che io ho letto, nelle quali lui sostanzialmente davanti al giudice dice: sì, io ho abbandonato il tetto coniugale, no, non ti dico dove sono andato, no, non ho nessuna intenzione di tornare, ditemi quanto costa separarmi, vi pago, la facciamo finita qua. Quindi insomma, era un bel tipino. In realtà poi anche Daniele, sul quale un po' la vulgata tende a far ricadere la responsabilità, come se Daniele fosse un po' la nemesi della famiglia, in realtà Daniele è stato, sì, ha creato indubbiamente dei problemi alla famiglia, ma intanto non è stato l'unico problema. Quando poi la famiglia avrà dei problemi di ordine finanziario abbastanza grosso, Daniele è solo una delle motivazioni. Poi il mondo cambia e quindi in realtà il problema non è forse neanche Daniele, ma il mondo che cambia. E poi Daniele è stato un grande eroe della Prima Guerra Mondiale, come se con la Prima Guerra Mondiale quest'uomo avesse trovato il modo di redimersi per tutte le cose pazze che ha fatto prima, fino a quel momento. Ci sono dei resoconti durante la Prima Guerra Mondiale che ci dicono che Daniele ha più volte attraversato le linee nemiche per trarre in salvo i commilitoni, con spregio della vita. Immaginatevi la retorica che racconta la guerra in questo senso. Addirittura, a causa dell'uso del gas durante la Prima Guerra Mondiale, gli si danneggiano pesantemente i polmoni e poi è costretto a vivere il resto della propria vita in alta quota sulla montagna, dove l'aria è un pochino migliore rispetto alla città, e mi dicono poi gli eredi che di fatto lui di questa cosa è morta. A Daniele dobbiamo l'Associazione Nazionale Alpini, perché è tornato dalla Prima Guerra Mondiale, si trova con alcuni commilitoni con cui appunto rivivono i tempi della guerra, si ritrovano, e così nasce l'Associazione Italiana Alpini, l'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Milano, per Daniele Cresti, a riprova del fatto che nessuno, né nella finzione narrativa né nella realtà, è solo buono o solo cattivo. Pure Daniele ha fatto delle cose molto buone. L'avvenimento più importante in questo periodo di tempo è sicuramente la Prima Guerra Mondiale, che tu definisci, nel libro viene definita, un mostro di fronte. Perché è un mostro di fronte? Ma perché intanto la Prima Guerra Mondiale è un evento storico travolgente, molto più della Seconda Guerra Mondiale, di cui tutti parliamo, giustamente. Non è che esista una guerra più bella dell'altra, non è questo che sto dicendo. Però la Prima Guerra Mondiale è l'evento storico che travolge l'umanità e la restituisce, immaginatevi un'onda travolgente che restituisce l'umanità non più come se stessa, non si torna più indietro dalla Prima Guerra Mondiale. E perché l'ho definita mostro di fronte? Perché indubbiamente da un lato fa un'infinità di morti la Prima Guerra Mondiale, è una guerra, lo sapete, no? All'arma bianca, le trincee, insomma è una guerra veramente brutta. Ma per la Benigno Cresti, come per moltissimi altri imprenditori, si tramuta in una opportunità. L'opportunità qual è? La Benigno Cresti, che in quegli anni non se la passa tanto bene, siamo intorno al 1914, Silvio Crespi, che oramai ha il pieno potere dell'azienda, sta avendo notevoli difficoltà, in parte perché appunto il fratello Daniele, con una serie di investimenti scellerati, ha creato dei buchi nelle finanze dell'azienda, e buchi che qualcuno deve ripianare, al punto che la famiglia si trova costretta a rivendere la pinacoteca di famiglia, la bellissima pinacoteca di famiglia, i Danè appesi al muro, una meravigliosa pinacoteca che occupava un intero piano del palazzo Milano, così bella che venivano dall'estero a vederla ed era addirittura menzionata nelle guide turistiche dell'epoca. E i Cresti appunto invitavano personaggi
del calibro della regina Margherita a visitare la loro pinacoteca. Ci sono dei pezzi bellissimi che adesso sono alla Pinacoteca di Brera, per intenderci. Cristoforo Crespi aveva creato questa bellissima pinacoteca anche a titolo di investimento, lo fanno ancora oggi le persone molto ricche, acquistano pezzi d'arte a titolo di investimento, così aveva fatto Cristoforo, che non avendo particolari cognizioni in storia dell'arte si fa consigliare da alcuni consulenti molto bravi e un po' per passione personale, un po' per investimento, ottiene questa bellissima pinacoteca a cui pare fosse veramente molto molto legato. Nel 1914, maledizione, le cose vanno così male che Silvio si trova costretto a rivendere tutta la pinacoteca, qualcosa come 400 opere, se non ricordo male, adesso non vorrei dire un numero sbagliato, con i numeri non sono mai stata brava. Per poter rivendere la pinacoteca, alcune opere vengono donate alla Pinacoteca di Brera, le altre vengono vendute all'estero, a Parigi, viene fatto un'asta e purtroppo le spese di pubblicazione del catalogo dell'asta servono appena, diciamo, quello che la famiglia guadagna dalla vendita di questa asta serve appena a ripianare le spese di pubblicazione del catalogo, cioè l'asta viene fatta veramente molto male. 1914 è un anno terribile per la famiglia, immaginatevi Cristoforo Crespi che si trova costretto a vendere la propria pinacoteca per ripianare i debiti, la vende male, quindi come se non bastasse, ha buttato via un pezzo della propria anima quasi per niente. A Silvio Crespi muore la moglie, a cui era veramente molto legato, Teresa Ghiglieri. Lei lascia anche due bambine molto piccole, due gemelline molto piccole. È un momento veramente terribile per la famiglia. In questo scenario irrompe la guerra. Silvio Crespi non parte per la guerra, qualcuno gli dice ma tu non sei partito per la guerra, ma Silvio Crespi vede partire per il fronte tre figli maschi, dal più grande al più piccolo, e ci sono alcuni suoi testi in cui dice io a oggi non ho la più pallida idea di dove siano i miei figli e se i miei figli siano ancora vivi, ok? Perché mostro di fronte? Perché da un lato la guerra toglie, lo stesso Silvio Crespi deve partire per il fronte i propri figli giovanissimi, 18, 19, 20 anni, e dall'altro lato questa cosa salva le sorti della famiglia, della ditta. Perché? Perché l'azienda riconverte la produzione in teleria per aerei, diventa fornitore del regno, dello Stato, e risale, fa anzi un'infinita di soldi. È un mostro di fronte anche perché la guerra fa partire dal villaggio praticamente tutti gli uomini abili che non abbiano motivo di restare a casa e la fabbrica viene di fatto portata avanti dalle donne che rimangono in fabbrica a lavorare. Silvio Crespi, che si è battuto per togliere il lavoro notturno per le donne e per i fanciulli, si trova, scusate le virgolette, costretto a reintrodurre il lavoro notturno perché gli ordini fioccano. E per lui purtroppo la guerra, dico io purtroppo, per lui la guerra rappresenta una grandissima opportunità di business, diremmo oggi, quindi mostro di fronte perché da un lato toglie, saranno vivi i miei figli, dall'altro da, ho salvato la fabbrica, almeno per ora ho salvato la fabbrica. Sì, comunque venivano arruolati tutti. C'è anche un personaggio che forse non era neanche in grado di intendere volere, rappresenta proprio, si prende tutto. Sì, sì, la guerra, nella prima guerra mondiale sappiamo che a un certo punto parte la classe del 99, no? Che ne sappiamo tutti, ma a un certo punto c'è un tale disperato bisogno di carne da mandare al fronte che vengono dichiarati abili alla guerra storpi, menomati, persone con problematiche psicologiche, lì a tutti. E appunto anche nel mio romanzo uno di questi personaggi finisce al fronte. La vita di una persona si giudica da quanta gente partecipa al funerale. Sì, è una serata allegra, non lo so. Ma infatti piangeranno. E che qui parliamo di Cristoforo. E come è stato il suo funerale? Ma allora, io l'ho descritto, io non c'ero al funerale. io l'ho descritto come una fiumana che accompagna il feretro
al cimitero di Crespi. In quegli anni è già stato costruito il cimitero di Crespi, c'è questo, l'avete visto probabilmente, un famiglio molto suggestivo, molto bello, se si può dire bello, di un monumento funebre, con due ali laterali che simboleggiano l'abbraccio eterno del padrone per i suoi operai. E appunto nel romanzo si vede questo corteo e a un certo punto, appunto, salendo sul famiglio che è un pochino sopraelevato, i familiari si voltano indietro e si rendono conto che tutto il viale è stipato di gente. Cristoforo era molto amato grazie all'Associazione Culturale Crespi, che ha avuto la generosità di aprirmi gli archivi. Io ho potuto vedere alcuni video di persone anziane, i video erano di una decina d'anni fa e le persone già allora erano piuttosto anziane, quindi avevano 90 anni, oggi avrebbero 110, una roba così, che raccontano in un bellissimo dialetto, che mi ha ricordato tanto la nonna, com'era la vita ai tempi del Sciur Crespi. E la cosa che mi ha colpito è stata l'orgoglio di questi signori anziani che parlano del loro passato, del loro padrone. Sì, su Crespi si vedeva, girava per la fabbrica, lo vedevamo sempre, come noi, se ci fossero qui degli attori famosi, alla mia presentazione c'era Jason Momoa, sento io prima di me, no? E quindi lui è molto orgoglioso di questa cosa, gli anziani erano molto orgogliosi di questa cosa, orgogliosi di vedere il padrone che girava per la fabbrica, che si interessava, che pare, così dicevano, conoscesse tutti per nome, più lui che il figlio aveva più una visione di tipo imprenditoriale, invece Sciur Crespi era vecchio stile, no? Sì, si vedeva lui, anche Nino, bambino, no? E ne parlano tutti, impressionantemente, sebbene non dicano che i ritmi di lavoro non fossero estenuanti, cavolo se lo dicono, però ne parlano tutti con molto, molto orgoglio, molta stima, molta ammirazione nei confronti del padrone, cosa che oggi non si vede più. E questa cosa mi ha fatto pensare a come potessero essere i suoi funerali, di cui abbiamo alcune immagini, insomma, molto sommarie, cioè di quante persone alla fine ti accompagnano, no? Che è in un certo senso la metafora di quello che siamo stati. Il romanzo finisce nel 1930 e non andiamo a dire quello che è il finale, anche se è intuibile. Ma come, quello che vi chiedo, come hai fatto a entrare nella testa dei personaggi? Cioè, come hai fatto a farli parlare? Perché sono personaggi diversi. Cioè, tu vai dai Crespi, quindi dai nobili, ai Vitali, quindi alla gente più umile, e ognuno ha il proprio linguaggio. Quant'è lo sforzo e qual è lo sforzo di entrare ed essere attendibili, perché diversamente, soprattutto nei dialoghi, perché tu usi il dialogo, non hai il racconto, è proprio il dialogo. Allora, diciamo così, io non so se ci sono riuscita, chi deve dire se ci sono riuscita, ovviamente siete voi che lo leggete. Stante dal successo che hai, direi di sì. Io faccio la modesta, però... Non parlo modesta, ci sei riuscita. E mettiamola così, si può scrivere in due modi. Non sono io che lo dico, lo diceva uno famoso, show, don't tell. Tu quando scrivi non dovresti dire le cose. Io oggi vi potrei dire, la Selmi sale sul palco emozionata. Vi ho detto che sono emozionata. Questo è il classico tell, telefonato. La Selmi sale sul palco emozionata. E questa è una cosa. Quelli bravi, a cui io mi sono ispirata, ma che ripeto, a titolo di manleva, non so se ci sono riuscita, sono capaci di farvele vedere le cose. La Selmi sale il primo gradino e sente i muscoli delle gambe cedere. È diverso da dirmi la Selmi sale sul palco emozionata, sono due cose diverse. Gli scrittori più bravi sono quelli che riescono a farvi vedere le cose. Perché sono bravi? Perché intanto sono capaci tutti a dire la Selmi era emozionata, ci vuole poco. Dall'altro lato, questa forma di scrittura è molto più coinvolgente, no? Perché implica nel lettore uno sforzo di immedesimazione, un'elaborazione e quindi una sorta di collaborazione tra chi scrive e chi legge, che poi non è detto che sia una collaborazione lineare. Cioè, io potrei dirvi
la Selmi sale in primo gradino e sente i muscoli tremare, voi pensate da quant'è che la Selmi non va in palestra, per esempio. Cioè io potrei pensare di scrivere la Selmi era emozionata e voi pensate la Selmi era fuori forma. Entrambe le cose sono vere. Sono vere, ma sono vere, al di là della battuta, sono vere perché è il patto che si fa sempre tra chi scrive e chi legge. Chi scrive si diverte a scrivere quel che gli pare, chi legge deve avere il diritto di interpretare come gli pare, perché sennò non funziona così. Di conseguenza io ho cercato nei personaggi di immedesimarmi, di dire quando Tizio, bisogna stare attenti a non spoilerare, quando mi dico Cristoforo Crespi, tanto sono le prime pagine e lo trovate anche nella quarta di copertina, quindi non vi spiego il finale, quando Crespi si trova sul fosso bergamasco, guarda giù, vede questo terreno che ha comprato spendendo tutti i propri soldi, con la famiglia che gli dice ma dove li hai messi questi soldi, sei pazzo alla tua età, non dovresti fare queste cose. Io più che dire che cosa ha fatto, mi sono chiesta come si sarà sentito, come mi sarei sentita io al posto suo se avessi investito tutti i miei soldi, quelli di mio fratello, di mio padre, di mio zio, per una cosa che ancora non esiste. Come mi sarei sentita? E ho provato ovviamente a interpretare come si fa nei romanzi, cioè senza pretesa di dire la verità, se non altro con la pretesa di poter raccontare la mia libertà. E così ho fatto con tutti i personaggi, il che è stato, se considerate la mole di personaggi che ci sono in questo libro, un trip pazzesco, perché in alcuni punti insomma, finivo di scrivere ero un po' spanata. Però non abbiamo capito, se sei emozionato ti tremano le gambe. Ma gli dai anche, al di là dei Crespi, perché ci sono i quadri, sono le fotografie, ma gli altri personaggi in genere, gli dai anche una faccia, una fisionomia? No, ne parlavamo oggi. Io non riesco a dare una faccia, se notate, se lo volete leggere, insomma, nei miei personaggi non do mai una descrizione fisica. Io non ho idea di che faccia abbiano il Carlo dei Vitali e il Fredo. Fredo dice che è bello. Però sa che è bello quello che per lei, sì, potrebbe non essere per me. Ognuno, esatto. Ogni scarafone è bello a mamma. Esatto. Per me mio marito è bellissimo, però non me lo immagino come mio marito Fredo. Di Fredo dico che è pallido, se non ricordo male, e che ha le mani molto curate, se non ricordo male. Della Amalia e di sua figlia Emilia, dico che hanno la carnagione pallida, ma sapete nell'800 avere la carnagione pallida è una cosa abbastanza comune, i capelli molto scuri e gli occhi profondi come pozzi. Di Remigio, che abbiamo evocato prima, dico che ha una testa grossa incassata nelle spalle e mani enormi, poi mi fermo lì. Io non riesco mai a pensare, ho delle colleghe, delle scrittrici che ne so, si immaginano lo scrittore e il loro personaggio con la faccia dell'attore. Io questa cosa assolutamente non riesco a farla, perché per quanto mi riguarda le persone sono più belle dentro che non fuori, cioè più non belle, più interessanti dentro che non fuori, c'è molto di più da raccontare del nostro mondo interiore che non del mondo esteriore. Alla fine una descrizione, diciamo, anagrafica del vostro volto è una cosa abbastanza semplice, ma la ricchezza di sentimenti, di pensieri che cambiano è molto più, c'è molto più da raccontare. Quindi una volta tratteggiate due cose, poi per me, anzi mi fa piacere se i lettori si immaginano un personaggio diverso, è tutta un'altra cosa secondo me. Infatti quando poi vedremo la fiction che ne ricaveranno, diremo è giusto il personaggio, non è giusto la questione. Invece quando hai chiuso il manoscritto o scrivi a computer? Computer, prima a mano e poi ricopi? No, io tengo diciamo delle pagine dove scrivo proprio cosa avrà pensato Cristoforo trovandosi sul fosso bergamasco. Ti fa le tracce, le domande. Mi lascio libera e questa cosa mi permette di entrare moltissimo in profondità. E scrivo tante cose che poi nel romanzo non entrano,
e che in qualche modo poi si percepiscono, perché io le ho già scritte. Ma hai un metodo? Nel senso che hai l'orario dove capita, foglietti nella borsetta di Mary Poppins? No, foglietti nella borsetta no, ho dei quaderni dove scrivo a mano e che mi servono proprio per entrare nel personaggio, cioè per dire, così, scrivo liberamente tutto quello che non scrivo a computer e tante cose che magari non entrano, che ne so, sono il riassunto dei saggi che ho letto, rielaborati in forma proprio libera a mano. Quando sento che la cosa prende, allora parte il personaggio e attacco con la tastiera. Ma quando si scrive un romanzo come questo, che è bello corposo, si vive in un'altra dimensione? Sì, 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 assolutamente. No, no, anzi, lo posso confermare. No, lo conferma tuo marito, secondo me. Marito? Dovrebbe essere, eccolo là, di fuori. È tutto diverso. Il cenno del capo è... Ma adesso è ritornata. Eh no, abbiamo quasi già ricominciato, mi piace proprio. Sì. E perché è così bello. Cioè, la vita di tutti i giorni è così noiosa, volete mettere in un romanzo? È molto più bello, dove succede di tutto, dove quello che ti sta antipatico non puoi far morire malissimo. Molto più divertente. C'è un comitato mariti delle scrittrici. Diciamo. Ma quando l'hai chiuso? Quando hai chiuso il computer, l'hai consegnato, qual è stato il primo pensiero? Mi sono tolto un peso finalmente, sì, sì. Che bello. Cioè, alla fine non vi dico, lo odiavo questo romanzo, alla fine. Non lo sopportavo più, detestavo tutti i personaggi, detestavo l'editore, detestavo mio marito, detestavo tutti, perché effettivamente è stata una, fate conto, più o meno 20 mesi, di cui larga parte di ricerca, una parte di ricerca molto confusa, e gli ultimi 6 mesi in cui ho accantonato molto il lavoro per potermi concentrare sulla scrittura. Io sono un agente letterario, quindi comunque quella roba lì faccio, cioè bazzico con le lettere, però non c'era tempo di rispondere alle mail, andare in ufficio e fare queste cose. E quindi per quasi 6 mesi, più o meno da gennaio, quando ho iniziato a sentire la campanella dell'editore che diceva consegni, e io mi ero resa conto che avevo scritto tipo 3 parti su 12, e quindi ho iniziato a correre, e lì è veramente un'immersione da cui non vieni fuori mai finché non hai finito, al punto che la parte più difficile, vi dico la verità, sono state le bozze, perché abbiamo, come sempre accade, si fa la prima stesura, poi si rilavora, tu lo rimandi all'editore, l'editore eventualmente ti fa delle osservazioni, c'erano delle cose che già sapevo che volevo aggiustare, c'era un po' di pressione perché questo romanzo era già nell'aria da un po', quindi tutti avevano ampie aspettative e la cosa, ti tremano le gambe, diciamo così. E abbiamo dovuto fare le bozze, io che appunto sono di mestiere e ho sempre fatto le bozze degli altri, ero convinta che sarebbe stata tutta in discesa. In realtà le bozze sono state molto stancanti perché non ne potevo più, volevo uccidere tutti i personaggi, a un certo punto li volevo eliminare, così, e ho ancora dei messaggi che ogni tanto il mio editore mi mostra di nuovo, proprio come ricatto, in cui dico, ma senti, ma a te non fa schifo questo romanzo, ma proprio così, perché io lo sto rileggendo, io lo trovo noiosissimo, non trovi che Emilia che rotto le palle, però non posso più, e quindi alla fine ero veramente esausta, non la sopportavo più, lei, il romanzo, Silvio Crespi e tutto, e devo dire la verità che ho provato moltissimo sollievo quando poi l'ho consegnato, e poi adesso un po' mi manca. È come il parto, si soffre durante, ma poi si compie. E anch'io non ho provato. Per sentito dire. Qui ci sono tanti lettori, ma ci sono anche tanti scrittori, nel senso che in Italia tanti sono più quelli che vogliono scrivere. Qual è un consiglio che puoi dare a chi volesse
o si sta cimentando con la scrittura? Per scrivere o per pubblicare? Perché sono due cose diverse. Intanto uno scrive e tutti dicono ma lo faccio per me, ma no, poi non lo pubblica. Per pubblicare dopo, ma per scrivere, per dire, non per scrivere per se stessi, ma con l'ambizione di diventare. A leggere, che mi sembra una cosa abbastanza scontata, ma non è così scontata, cioè da me tantissima gente viene in agenzia dicendo io scrivo ma non leggo, e di solito si legge. Certo, perché se sto scrivendo non posso. Una volta uno mi ha detto ma lei mi continua a consigliare per scrivere bene di leggere, ma io le faccio un paragone, mi dice, se io volessi imparare a giocare a calcio, te l'avevo raccontato la volta scorsa, se io volessi imparare a giocare a calcio, a me non mi dicono di guardare le partite degli altri, mi mettono le scarpe e mi mandano in campo a giocare. Quindi se io voglio imparare a scrivere non devo leggere, devo scrivere. Ed è una tesi così impeccabile che non mi sono neanche sentita di contraddire questa persona. Vabbè, leggere, perché leggere inevitabilmente ci dà una capacità, dovrebbe darci una proprietà di linguaggio, insomma la lettura è fondamentale per l'apertura del pensiero, per tutta una serie di cose. Però ecco, se posso dare un consiglio che vale per tutti, secondo me, c'è quello di scrivere senza pensare. Cioè, non pensate di scrivere la storia che potrebbe vendere, perché poi il desiderio di diventare famosi ce l'abbiamo tutti, no? E di comprarci la barchetta con le royalties e queste cose. Però per esperienza, chi scrive per ottenere un riscontro di pubblico o chi scrive per ottenere qualche forma di gratificazione, anche solo per sentirsi dire come sei stato bravo, di solito scrive con il freno a mano tirato. Non è sua l'opera, si sente che non è sua, che è una cosa scritta o guardandosi allo specchio o chiedendo il permesso a un pubblico immaginario. Quindi di scrivere la storia che uno ha dentro, a prescindere dai trend di mercato, da quello che vende. Adesso vendono le saghe familiari, tutti a scrivere le saghe familiari, magari uno vuole scrivere un fantasy, scrivete un fantasy. E di scrivere senza aspettarsi niente in cambio, come si mettono al mondo i figli, come ci si innamora, non si fa perché si spera che le cose vadano in un certo modo, si fa perché lo si vuole fare. Bisognerebbe riuscire a farlo con una sorta di ingenuità, di naivete, lasciatemi dire, di così, quasi di stupidaggine, che poi a volte va bene, a volte no, però se voi siete riusciti a scrivere una bella storia che avete dentro, che vorreste leggere, avete già vinto. Poi magari fate il best seller, vendete 1 milione di copie, appunto fate il giro del mondo con un yacht, ma è tutto grasso che cola, questo. E tu fai l'agente, quindi rivolgi. Qual è il tuo o i tuoi autori di riferimento? Mi piace molto Simenon. Mi piaceva moltissimo ai tempi perché ha una scrittura molto asciutta e essenziale, c'è questo modo di, cioè questa cosa che è passata alla storia, che gli dicevano fate meno letteratura e lui limava. Se riuscite a dire bene una cosa in 5 parole invece che 6 siete stati bravi. E Simenon, secondo me, questa cosa è bravissima, molto bravo anche nel mostrare e nel non dire. Mi piace, più che diciamo scrittori di riferimento, perché non c'è uno scrittore, come anche poi alcuni scrittori hanno scritto delle opere belle e qualcosa che mi piace meno. In generale mi piace tutto il noir francese, quindi Manchette, non so se bazzicate, Wallon, Jacques, i francesi sono bravissimi a far morire male la gente, se capito, a me non piacciono i libri che finiscono bene, e quindi il noir francese perché diciamo gronda pessimismo, scusate, in un senso intelligente, non fine a se stesso. Sono una lettrice di gialli nel tempo libero, cioè mai. In questo momento sto leggendo Dracula di Bram Stoker, che mi sta piacendo molto. Se vuoi ti dico come va a finire. e mi piacciono prevalentemente autori defunti, defunti da almeno 70 anni, cioè fuori diritti,
No, mi piacciono, diciamo, gli scrittori vecchi della nostra letteratura, molto Elsa Morante, mi è piaciuta molto la storia di Elsa Morante, ho adorato Dumas, sembra quasi che lega solo francesi, ma non solo. Per esempio, Il Conte di Montecristo, che è un bellissimo libro, un po', diciamo, sottovalutato, ma in realtà molto bello, e quella roba lì, insomma. Però cose che non mi piacciono i libri rassicuranti, mi piacciono i libri che ti destabilizzano, che ti pongono in qualche modo di fronte a un interrogativo interiore. A Vimercate dal 10 di ottobre 7 scrittori, Robecchi, Italiano, Crovi, presentano il classico del cuore. Tu sei già stata precettata, no? Sì. Per la prossima, per questa primavera, quando faremo. Quindi immagino, perché oltretutto, quando abbiamo fatto, ognuno ha scelto il proprio, erano tutti morti. Perché vabbè, è un classico, ma non c'è qualcuno. Tant'è che a Crovi ho detto. Non quelli che vengono in libreria, quelli che vengono in libreria. No, morti gli autori. E a Crovi ho detto almeno farne uno vivente e c'è Stephen King. Tu sarai già orientata su Simenon a questo punto, tanto per... Ma devo scegliere un autore o un libro? Quello che piace a te. Ah, porca. Non me lo devi dire adesso, ci devi pensare. Due domande, la penultima. La domanda dell'isola deserta. Tu sull'isola, non quale libro porti, ma scegli di portare un libro o scegli di portare un quaderno sul quale scrivere un libro? No, un libro senza dubbio, non so ancora quale, se limitarmi a uno sarebbe un problema, però sicuramente un libro. Cioè io tra scrivere e leggere preferisco nettamente leggere. Avevo fatto la stessa domanda a Giordano e mi ha detto che lui è un vero scrittore, non come te, che porto da scrivere. No, anche perché se sono, scusate, ma cioè proprio è una logica, se sono su un'isola deserta, ma chi mi legge? Cioè... Robinson Crusoe non è detto. Sì. E appunto poi c'è la speranza. Invece ho capito bene, stai già, sei nel nuovo? Più o meno. Però non si può dire, perché giuro l'editore mi impicca. Ma cambi genere? Cioè no, restiamo lì, restiamo diciamo nel romanzo storico, ma l'editore se tutto va bene non cambia se qualcosa, certo. Drammaticamente resterà nuovo. I risultati che hai, figurati, scegli tu. Sì, ma anche perché ci vogliamo bene, se mi posso permettere. Cioè ho trovato un gruppo di lavoro con cui ci vogliamo molto bene ed è bello lavorare insieme. E quindi restiamo lì, insomma, nell'ordine del romanzo storico. Che uscirà? Devo scriverlo ancora. Ah, questo ci ha messo 2025, 24, non so. 23, non lo so. 22. Non ne ho la più pallida. L'ultima, la storia della copertina. La storia della copertina è una storia incredibile. Questo è un quadro di un pittore norvegese. Naturalizzato qualcosa, cercatelo, non me lo ricordo più, che è esposto, si chiama Dopo la prima comunione, il quadro è esposto al Museo Rivoltella di Trieste, luogo bellissimo, il museo merita una visita a prescindere. Di solito le copertine le sceglie l'editore. E di solito agli autori non piacciono mai, è un grande classico. Per questo libro accade, anzi vi racconto prima un aneddoto particolare che mi ha fatto notare un lettore a una presentazione. Sempre perché è la serata dell'allegria, vi chiedo scusa. Queste sono tutte bambine che escono da una prima comunione. Di queste c'è la bambina qua davanti, se avete davanti il libro lo vedete, che ha il... cordoncino nero, la croce nera e ha qualcos'altro di nero, il rosario, qualcosa in mano, e sta a significare che questa bambina era morta dopo aver fatto la prima comunione. Cosa bruttissima, la volevo raccontare perché l'ho scoperta anch'io e mi volevo fare bella, diciamo, delle mie nozioni, come Cristoforo Crespi con la sua Pinacoteca, mi volevo fare bella di queste nozioni di storia dell'arte.
Ma a parte che è molto bello perché le persone vestite di bianco sono i giovani che stanno a simboleggiare diciamo, la fiducia nel futuro, mentre se guardate le persone un po' più in là con gli anni cominciano a vestire di scuro. E anche questa è tutta una simbologia. Comunque, a parte appunto le pillole di storia dell'arte, succede questa cosa. Cristina Prasso, il mio editore, che lavora per Nord, stavamo iniziando a lavorare sul romanzo, avevo iniziato a scrivere qualcosa, c'era già una sinossi più o meno completa, va a fare una gita fuori porta a Trieste, entra a Revoltella, vede questo bellissimo quadro, rimane folgorata e pensa: questo è il libro della Selmi. Io avevo veramente scritto poco, c'era la sinossi completa, ma avevo scritto tipo un paio di parti su 12, quindi niente. La cosa muore lì, nel senso che lei, colpita dal quadro, fa una foto al quadro, lo posta su Instagram, e però ovviamente nella caption, cioè nella didascalia dell'immagine, non scrive questo è il libro della Selmi, anche perché il libro della Selmi non esiste. Io vedo la foto sul suo Instagram e penso, mazza, questo è proprio il mio libro. Nessuna delle due però si parla. Passano moltissimi mesi, il libro è quasi ultimato e mi mostrano finalmente le prove di copertina. Arrivo in redazione per fare altre cose e mi dicono, ah, a proposito, avremmo delle prove di copertina, le vuoi vedere? Ma certo che le voglio vedere. E mi mostrano l'immagine, dico, ma certo, prima ancora che mi mostrino l'immagine completa, dico, ma ovvio, è dopo la prima comunione di Fridtjof Smith, questo scrittore norvegese. E quindi c'è la magia di questa copertina sta nel fatto che due persone che non si sono mai parlate vedono la stessa immagine e pensano alla stessa cosa. Un piccolo aneddoto su come a volte un'immagine sia in qualche modo, diciamo... Il titolo è tuo? Il titolo è mio. Anche se io l'avevo immerso in una mail lunghissima, logorroica, come spesso accade, e l'editore mi dice, dobbiamo trovare un titolo di lavorazione per il tuo romanzo. E c'erano alcuni titoli che ovviamente, con cui ovviamente ci divertivamo, tipo Fatica e fatturato, che inspiegabilmente è stato rifiutato. Mi domando perché. E non abbiamo voluto prendere Fatica fatturato e mi dico, interroghiamoci, quali sono le tematiche che vengono, cosa vuoi dire con questo? Devi chiamarlo profitti e perdite. C'era anche Cristoforo Crespi e la fabbrica del cotone, che ci ricorda un po'. E Paperino. E c'erano un po' di titoli di lavorazione, sì, funziona sempre così, no? I libri quando nascono hanno un titolo... cosiddetto di lavorazione, proprio si chiama titolo di lavorazione. E poi uno ci pensa, dopo di solito subentra il marketing che dice la sua, perché le statistiche dicono che se metti sentiero nei titoli vendi 13% in più, allora tutti i titoli giù che si chiamano il sentiero. Però insomma, eravamo lì, ci si interrogava su che cosa... E nelle molte cose che avevo scritto al mio editore il concetto era... Quello che Cristoforo Crespi vuole costruire è un mondo al di qua del fiume. E da lì è nato il titolo. 22 e 21. Abbiamo tempo, 10 minuti, direi se c'è qualche domanda, non è obbligatoria. Non mi svegli il finale. No, non ho letto. Okay. Quando sono andata in visita guidata a Crespi d'Arda, ho visto questo mondo un po' di sogno, si può dire anche. Mi sono però chiesta, in questo mondo di sogno, personaggi difficili, magari un alcolizzato, una ragazza che restava incinta fuori dal matrimonio, una coppia che non andava d'accordo, come facevano a vivere ed erano accettati in quell'ambiente, in questo villaggio un po' fiabesco? Non lo so, nel senso io non ci ho. Di certo, di qua del fiume, il mondo era in un certo senso tagliato fuori, no? Abbiamo detto, prima che arrivi la prima guerra mondiale,
per esempio Cristoforo Crespi, a proposito di Villaggio Fiabesco, si vanta che nella sua fabbrica non ci sono mai stati scioperi per 50 anni. Perché? Dice, si vive così bene che la gente neanche ha bisogno lì. Poi scopre che il parroco era stipendiato dall'azienda. Io credo che sia un po' come in tutte le piccole comunità, in tutti i paesi. Da un lato c'è una forma di solidarietà, si è in pochi, ci si conosce tutti. Io ho una piccola casetta in montagna dove ci andiamo a ritirare quando vogliamo tornare in contatto con la natura. Intenzionalmente l'abbiamo preso in un posto molto piccolo dove ci sono più mucche che persone, ci si conosce tutti, e la signora di là dalla mia finestra, dall'altra parte del giardino, praticamente sa quante volte mi lavo i piedi sulla base di quante volte metto fuori gli asciugamani, i calzini e così via. E la stessa cosa con i dei. Quindi indubbiamente queste, diciamo, ci sono anche degli esperimenti sociali che sono stati fatti su queste cose. Cioè, da un lato una comunità piccola, da un certo punto di vista molto coesa, che di conseguenza si aiuta. A proposito di montagna, a me capita di andare a fare delle passeggiate, se torno tardi la signora di là dal giardino si preoccupa, e capita magari che chieda: ma signori, da un po' che non li vediamo, non vengono su, non stanno bene. Anche lì è una forma di invadenza o è una forma di solidarietà? Dov'è il confine? Di certo, soprattutto nell'Ottocento, dove c'era molta meno libertà di manifestazione del pensiero, non doveva essere facile essere un elemento discontinuo, di sicuro. Però era così, nel senso che immagino che anche nell'Ottocento ci fossero persone ai margini che avevano delle difficoltà. E poi ogni società se le risolve come vuole. L'errore nel quale non dovremmo mai cadere è quello di vedere o tutto positivo, Crespi, paese meraviglioso, bellissimo, si andava tutti d'accordo, o tutto positivo, o tutto negativo. Questo sicuramente no, perché la verità è fatta di grigi. Quindi io non ne so rispondere, ma immagino che anche lì la verità fosse nei grigi, che non fosse certamente facile, ma non è facile nemmeno oggi, con la differenza che viviamo in una società dove io non so se il mio vicino di casa è stato sequestrato, perché non ci vediamo mai e di conseguenza non lo so, per cui non credo sia molto diverso da adesso, solo che adesso ci infraghiamo un po' di più. Due domande, io ho letto il libro e ho due curiosità, cioè, rispetto al villaggio, nel libro si parla di Crespi come frazione di Canonica, cioè è una questione storica? Cioè... Sì, fino a, adesso non mi chieda l'anno perché sono impreparata, ma fino a un certo anno Crespi d'Alda è stata una frazione di Canonica, poi passa sotto a Capriate e poi addirittura diventa, adesso Giorgio si è preparatissimo su questa cosa, però quindi era canonica. Era canonica, questo è sicuro. Mi ha colpito questa cosa. Sì, sì. E poi volevo chiedere se se i personaggi che ci sono comunque sono frutto di una ricerca di personaggi e di famiglie vere o sono completamente... No, i personaggi, diciamo, le famiglie... Allora, i Crespi abbiamo detto vero. Vabbè, Don Raghetti vero, salvo libertà letteraria. Invece tutti gli altri, ragazzi, i Vitali, i Malberti e così via, sono tutti inventati, plausibili, ma tutta invenzione. Lo dico nel caso in cui ci sia qualcuno in sala che ha qualcuno che si chiama Agazzi, tipo, un caso. Nel senso, è ovvio che non li potevo chiamare Esposito, il cognome, dovevo prendere i cognomi del posto, però è tutta finzione narrativa. Va bene, allora per ora grazie. Grazie a voi. Per ora, perché ci rivediamo al prossimo romanzo. Adesso per autografare, allora, siccome siamo in tanti, scusate, intervengo, ci siamo. Chiedevo.
suggeriamo che Alessandro rimanga lì, anche se non è comodissimo, e chi vuole farsi firmare il libro ordinatamente si mette in fila, anche se c'è un po' di fastidio, però non, la sala è piena, ho dovuto spostare anche i tavolini, per cui se non è un disturbo rimane su. Va bene a voi, a me va bene. Passa, per lei non è un disturbo, non è comodissimo per noi. Non è comodissimo, però ci siamo goduti, secondo me, una serata così bella, con un piccolo sacrificio possiamo fare. La sala è piena, non è, lo dico sinceramente, un'abitudine essere pieni. Purtroppo no, contiamo che si parte quest'anno con questo ben augurio. E a nome dell'associazione e della libreria di Trezzo, la ringraziamo. Grazie. Sulle prossime iniziative e vi aspettiamo a...